Cari amici, un caro saluto al vostro giustiziere giallo. Allora, perché fare questo video stasera? Ma come? Sul canale Dragonland di mio fratello Lorenzo De Luca esce il famoso contributo che tutti aspettavamo, cioè Dragonland 4K o 4K, come dice lui in inglese. E quindi che facciamo? Non facciamo un video? È ovvio. Prima di tutto perché sono parte integrante di quel contributo e diciamo è stato veramente un piacere, anche perché ho ripercorso molto di quello che è stato il mio essere artista marziale seguendo molti maestri, ma quelli sono solo una parte. Spero magari più avanti di poter portare altri contributi di questo livello attraverso appunto altre testimonianze. Ma l'idea insomma che insieme ci abbiamo avuto di mettere su questo spero è stata grandiosa, e ovviamente il piacere di avere testimonianze come quella di Carlo Pedersoli Junior, come l'amico stuntman Massimo Vanni, ma tutti gli altri personaggi di livello, le interviste, i contributi a Malisa Longo, al compianto purtroppo Bud Spencer. E quindi insomma questa cosa è stata veramente grandiosa, quindi grazie per tutti coloro che lo supporteranno, no, supporteranno, perché è veramente stata una bella cosa, una bella esperienza che ci ha impegnato e ha richiesto tempo, però anche alla fine il risultato è buono. Ho visto già che nelle prime ore che Lorenzo l'ha postato ci sono state già ottimi risultati, ottimi numeri di visualizzazione come di commenti. Ovviamente nei commenti c'è gente che non è in linea con quello che è il nostro pensiero di proporre Bruce Lee diciamo sotto un certo aspetto, ma non è un problema, cioè ci può stare, perché poi alla fine quello che conta veramente, al di là di quello che uno si può pensare, al di là di canali che sostengono e sono più compiacenti rispetto a certe cose che sono state dette, che sono state fatte da Bruce Lee, quello alla fine non ha veramente importanza, ma diciamo rimane il fatto che tutti noi lo amiamo, chi per una maniera, chi per un'altra, in maniera viscerale, e quindi ne riconosciamo quello che è stato il grande valore, sia come contributo per quelli che amano il cinema delle arti marziali. Io amo entrambi, ho un canale di cinema, pratico arti marziali, le insegno, quindi insomma diciamo io sono coinvolto totalmente da questo fenomeno e che ovviamente lo apprezzo con gli occhi di una persona matura che non ha nessun problema a riconoscere diciamo qualche piccola debolezza qualora ci fosse stata, qualora diciamo avesse ceduto a certe situazioni, ma che non influiscono minimamente a quello che è la mia stima e rispetto per quello che è stata la più grande stella delle arti marziali e del cinema delle arti marziali. Ovviamente per il futuro già abbiamo pensato a dei contributi diciamo anche di un certo livello, di uno spessore culturale importante. Lorenzo era molto diciamo è fortemente motivato a fare un contributo sul cinema agli inizi delle arti marziali, quindi partendo dal muto, e io su questa cosa insomma ci spero e ci punto molto. Magari nel 2023 vedremo, facciamo passare questo periodo e vediamo cosa succede. Per quanto riguarda invece il mio canale Giustiziere Giallo, il nostro staff sta lavorando incessantemente, stiamo recuperando cose importanti, e quindi di questo pure è un altro progetto in cui ne vado veramente orgoglioso, e magari chissà più avanti che ci sia qualche iniziativa per tutti noi che possa dare ancora lustro e vita a vecchi film di cui noi siamo visceralmente innamorati. Oh, adesso questo video deve essere breve perché non dovete stare qui troppo, dovete andare su Dragonland a vedere Dragonland 4K, lo special, capito? Ciao, io vado, ciao da fa, alla prossima!